Ciao ragazzi, siamo qui al campo della polisportiva Cassinanuova. Partita 11 contro 11. Squadra granata contro squadra bianca. Bandi la granata! Oggi io sono in veste non di mister ma di arbitro e sono munito di cartellini. Io sono vecchio, speriamo che non arriva l'ambulanza che... Ragazzi, per me è un'esperienza perché io non giocavo a 11 da un sacco. Giocherò con questi occhiali, quindi devo vedere anche se riuscirò a giocare bene. Raga, avrete questa telecamera più due telecamere sulle tribune. Quindi un bel mi piace, iscrivetevi e direi di goderci lo spettacolo. Vamos! Vamos! Vai, oh, io mi fido di te, eh. Non facevo una partita così da anni. Ragazzi, è stato devastante, ma vi lascio un po' di clip perché dovete capire tutti quanti la fatica che abbiamo fatto, ma soprattutto il divertimento. Potevamo subito andare avanti 1-0, però l'abbiamo sprecata. Io ragazzi ho giocato centrocampista, trequartista, insomma più o meno così. Devo dire, non ce li ho i 90 minuti assolutamente. E qui complimenti. Complimenti a Recco, 1-0 per i bianchi. Vieni, vieni! Largo! E qui ragazzi però ci vogliamo rifare lo stesso. Bisogna sempre mettersela tutta. Qua guardate che contrasto. Vieni, vieni. E si riparte, via. Col 14. È il tragic per pochi. È skillato, però interventino. Mica male. Bello sto stop. Sì, dietro. Gira. Oh! No, però azione questa. Mamma mia, terra! Bello! Io speravo che qui me la potesse dare, però ha fatto un bel tiro, quindi va bene così. E qui guardate, mamma mia raga. E anche qua ci ho provato, è stato bravo il difensore. Qua non era assolutamente fallo, ho recuperato un bel pallone al limite, però non l'abbiamo sfruttata bene. Passaggio assurdo di Recco qua, però Sere è stato bravo a anticipare. Ma Recco che palla che aveva messo, raga. Sono stanchissimo, fa male tutto. Fallo. È caduto da solo. Questa non era male. Uova dietro, uova! Qua... Raga, io la volevo la palla. Pausa un attimo. Ok raga, 2 minuti di pausa perché bisogna cambiare un attimo una roba con la videocamera. Sto iniziando a spezzare il fiato, ma devo spezzarlo molto prima. Tra l'altro ragazzi, avete visto che labbra avevo? Perché io soffro di allergia e ovviamente giocare in un campo da calcio ti fa assolutamente stare male. Qua sono passato in mezzo due discretamente. Vai solo. Qua il tragicone. Prova l'imbucata. Bravo però il dio. Stanco? No.
Che grande che è il 4, è veramente finito. Grande serie. Topi. Vieni. Uomo, arriva. Arriva. Bella azione qua. Ah, però figa, fra è rimasto in casa. Sì, è rimasta lì la palla. Ancora qua. Ancora bro. Diciamo che qua la mia squadra sta iniziando a prendere più controllo del campo. Gli altri attaccano solo in contropiede. Però noi ragazzi siamo veramente cattivi a centrocampo, infatti la recuperiamo qua col tragicone. Bravo, che va giù. Scusa Gioia. Guardate qua che contrasto. E poi, mamma mia, che occasione sprecata qua. Vai raga, stiamo spingendo adesso. Oddio qua ragazzi, cioè, vedete quanto stava spingendo in questo lasso di tempo. Tiro, uno dei pochi tiri che ho fatto in questa partita, però è andato male. Qua sera è impazzito, ha provato e l'ha sprecata così, infatti io ero molto nervoso. E qua vedete, loro in contropiede vanno. Ma bravissimo, bella giocata, però grande difensore che l'ha tenuta lì. Mamma mia, lo ricordate? Quello lì è il giocatore olandese che vi ho fatto vedere, Martin. Qua iniziamo a tirar da fuori perché abbiamo visto ragazzi che potevamo provarlo. Infatti guardate, tutti che provano il tiro da fuori, la stiamo imbastendo per bene. Volevo tirare subito. Qua loro sprecano clamorosamente. Uomo ancora. Vova qua la riesce a mettere. Secondo me era un bellissimo calcio di punizione perché era tagliato sul primo palo. Ha fatto tutto il possibile, però ovviamente è stato bravo il portiere. E qui. Grande. E qui. Dai, dai. Uno pari di Yuri. Non è male. Tiro da fuori assurdo. C'è anche un passaggio di testimone della GoPro. Andiamo a minare. Comunque, gol assurdo. Ovvio, il portiere non se l'aspettava perché ha preso un giro strano, però. Comunque qua ragazzi ci stavamo credendo, stavamo attaccando tantissimo, Guarda qua, questo non era male anche questo tiro. Va bene. Giallo, questo giallo qui. Per proteste. Io mi dissocio. Qua volevo fare. Fate fra voi e mezzo. Devo fare il fenomeno. Mi ero preso bene ragazzi. Qua, anche qua l'angolo sprecato, diciamo, perché aveva fatto molto bene. E qua palo incredibile dei bianchi. Ci siamo salvati in corner, diciamo. Ma guardate quanto spingevamo ragazzi. Guardate quanto stavamo spingendo in questo periodo. Dopo il gol ci eravamo galvanizzati proprio. Sei fuori gioco. Anche qua. Sergio! Mamma mia, no! Era bella, raga, così! Qua abbiamo proprio sprecato l'occasione, perché poi loro se ne vanno molto bene vincendo un po' di rimpalli. Bravo, grande intervento del 15. Io qua resisto in qualche modo. E poi però la bruciamo. Grande il 16. Però ecco ragazzi, devastanti davanti. Copia, se fallo no. Per proteste anche questa. No, che mito il 4. Facile per sere questa. Prova. Prova ad ubriacare i difensori. Questo 11 bianco pure molto agile, molto veloce, molto forte. Guardate, mette a terra il 10. Tunnel al 2.
però il 7 in qualche modo la tocca, ma il pallone ma... sul tragicone. Ma Vez! Per te! Sul tragicone che fa il 2-1. 2-1 dei bianchi, incredibile, ragazzi. Allo! Qua pure, non era male! L'avevo visto, avevo visto il 15 inserirsi. Ecco dietro. Però guarda il scivolo. Niente da fare, poi passaggio dietro. Tiro sì. Ragazzi, qua in difesa abbiamo fatto un po' di buchi perché comunque il centrocampo io in primis non tornavo che ero morto. Tanto così. Ce la facevo. Ma ammoniamolo Antonio. Ma non è già. Ma per cosa? Per proteste. Andato così. È un meme ormai per proteste. Tutti quanti per proteste. Anche qua Sergio 15 che è fortissimo perché è molto veloce, ha corso tutta la partita per 10. Però diciamo che deve imparare a finalizzare un po' di più, mio parere. Qua il tragicone non so perché non abbia tirato, però è stata altruista. Ma la palla in qualche modo è capitata lì sul 4 e finisce così. Ragazzi, non sono cotto di più. Guardate il colore delle mie labbra. Sono KO. Un plauso agli occhialini perché mi hanno fatto fare tutta la partita. Sono senza mal di testa, infatti. Non ho fiato, devo carburare. Io sto capendo, ragazzi, che faccio fatica a durare 90 minuti in partita. Capitemi, mi sto rimettendo in gioco dopo tanto. Però spero che si veda la tanta forza di volontà. Adesso voglio andare a sentire anche cosa ne pensa Sere. Com'è Sere? Cotto, Perché sono qua dalle 11 che ho fatto il campo. Tanta tanta forza di volontà per questi contenuti. Un bel like, una bellissima iscrizione. Hai preso un brutto gol all'inizio, All'inizio sì, perché sono arrivato dopo 2 secondi subito tiro. Iniziare a freddo è sempre difficile. Poi io sono uno che ha bisogno tanto di riscaldamento. Di solito faccio una 40 minuti di riscaldamento. Sere, di me cosa pensi? Ti ho visto abbastanza in difficoltà. Diciamo che è la prima volta che ti vedo calcio vero. Mettiamola così, nel calcio vero. Ti ho visto subito, diciamo, col fiato qua. È un po' visto che hai fatto qualche numerino, qualche dribbling, qualche apertura di gioco. Siamo qui per imparare, abbiamo fatto le partite, ne faremo altre e pian piano vedremo se migliori anche nel gioco, nella mentalità del gioco. Devo rimettermi in gioco, raga.